Assessore Trincone, un nuovo inizio di anno scolastico fra luci ed ombre. Ah, io direi più luce che ombre, perché diciamo l'amministrazione comunale è abbastanza attenta sul mondo della scuola. Recentemente abbiamo avuto un incontro con i dirigenti scolastici nuovi che si sono insediati. Non ci sono state grosse difficoltà, non hanno rilevato grossi disagi, diciamo. La scuola sembra che sia tutto normale per il momento, non ho nessuna segnalazione di fatti negativi. Fra l'altro venerdì si inaugura anche la scuola che per tanti anni è stata, diciamo, oggetto di lavori, la Domenico Fatale. Sì, la Domenico Fatale era una priorità di questa amministrazione comunale appena insediata. Sono 3 anni che noi tutti insieme, sindaco in prima persona, si è interessato insieme a me alla riqualificazione della Domenico Fatale. È una scuola importante, in un quartiere importante. Finalmente i studenti sono ritornati alla loro sede originale, che c'era un grosso disagio di portarli a via Carlo Rosini, quindi anche per un fatto economico, diciamo, l'amministrazione comunale con questa operazione che ci è costato 1.700.000 euro è riuscita diciamo, a fare un grosso risparmio perché noi pagavamo parecchi soldi alla Fondazione Banco di Napoli per la scuola a via Carlo Rosini. Un'ultima buona notizia, in questo caso per il trasporto dei bambini a scuola sono state rimesse a nuovo circa 15 pulmini. Sì, attualmente noi abbiamo 15 pulmini completamente operativi sul territorio. Ovviamente c'è stata una scelta dell'amministrazione comunale di agevolare le zone periferiche, le più disagiate della nostra città. Attualmente i pulmini stanno operando su Monte Ruscello, su Brigola, su Agnano Pisciarelli, abbiamo 15 pulmini fiammanti. Ovviamente sempre a spese del Comune di Pozzuoli, questo sempre per la legalità e rispettare tutti gli standard previsti dalla legge per il trasporto di questi giovani studenti.